Benvenuti nei Misteri del Focolare, in cui le leggende e i misteri di ogni parte del mondo si intrecciano in storie avvincenti. In questo nuovo episodio ci immergeremo in un oscuro capitolo della storia italiana. Vi porterò indietro nel tempo, per esattezza nel XIX secolo, per raccontarvi la storia di Giorgio Orsolano, anche conosciuto come la Iena di San Giorgio, e capirete presto il perché di questo soprannome. Ci troviamo a San Giorgio Canavese, vicino a Ivrea. San Giorgio Canavese è il classico paese in cui non succede mai nulla. Un giorno, però, accade qualcosa di terrificante, qualcosa che andrà a scuotere la tranquillità di questo piccolo paesino. Per raccontarvi questa storia, devo partire dall'inizio. È il 3 giugno del 1803, quando a San Giorgio Canavese nasce Giorgio Orsolano. La sua è una famiglia agiata. Giorgio rimane orfano di padre quando è molto piccolo. Sua madre, rimasta vedova, decide di mandare Giorgio a studiare da suo fratello, che è un prete e un professore, questo per dargli così una buona educazione. Ma questo piano si rivela piuttosto fallimentare, perché Giorgio non ama seguire le regole ed è anche piuttosto violento, quindi viene rispedito dalla madre a San Giorgio e diciamo che diventa un po' quello che oggi si chiamerebbe il bulletto del quartiere. Viene coinvolto in risse, in vari furtarelli e la comunità si fa una pessima opinione di lui quando ruba dei candelabri all'interno della chiesa del paese. Ma l'evento più grave avviene nel 1823, quando aggredisce una ragazza di 16 anni di nome Teresa Pignocco. Teresa in quel momento stava lavorando nei campi quando Giorgio le punta un coltello alla gola. Fortunatamente la ragazza riesce a salvarsi perché un contadino che era lì vicino sente le sue grida e quindi riesce a fermare appunto Giorgio Orsolano. A causa di questa aggressione e anche dei furti che aveva commesso, Giorgio Orsolano il 15 dicembre del 1823 viene condannato a 7 anni di prigione. In questi 7 anni pare che si sia comportato come un detenuto modello, non ha mai creato problemi e le guardie lo descrivono come un individuo piuttosto tranquillo. Nel 1831, sia perché aveva ormai scontato la sua condanna, ma anche per buona condotta, Giorgio Orsolano esce dal carcere. Quando esce di prigione, sembra proprio che Giorgio Orsolano voglia rigare dritto, voglia comportarsi bene, voglia, diciamo, cambiare vita in meglio. Infatti inizia a lavorare in una farmacia, anche perché in prigione aveva lavorato come speziale. Inoltre conosce Domenica Nigra, con cui si sposa e con cui avrà una figlia. Successivamente chiede un prestito per aprire una piccola macelleria e infatti questo prestito gli viene concesso e apre la sua bottega proprio nella piazza del paese di San Giorgio. E tra l'altro gli affari della piccola bottega vanno anche piuttosto bene, quindi sembrerebbe proprio che Orsolano ormai si sia sistemato, che ormai faccia una vita piuttosto tranquilla. Ma il 24 giugno del 1832 accade qualcosa che sconvolge la comunità di San Giorgio Canavese. I genitori della piccola Caterina Givogre si recano dai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Come accadeva quotidianamente, Caterina era stata fuori durante il giorno per giocare con i suoi amichetti nel piccolo paesino. Era una cosa piuttosto comune ai tempi che in queste cittadine così piccoline, dove tutti conoscono tutti, i bambini fossero un pochino più indipendenti e venissero appunto lasciati soli per giocare tra di loro. Tutto il paese è angosciato da questa scomparsa e tutto il paese ovviamente si mette insieme ai carabinieri alla ricerca della piccola Caterina, ma purtroppo non c'è traccia di Caterina e dopo un po' di tempo i carabinieri decidono di archiviare questo caso e chiudono questa vicenda sostenendo che Caterina sia stata attaccata dai lupi, cosa che non era così rara per quei tempi. A poco tutto il paese si rassegna e gli unici che ovviamente non si rassegnano sono i genitori della piccola Caterina. Passano diversi mesi e per quanto triste, la comunità si lascia la storia di Caterina alle spalle. Se non fosse che il 14 febbraio del 1833
scompare un'altra ragazzina, una bambina di 10 anni, di nome Caterina Scavarda. Non vedendola tornare per cena, i genitori si recano immediatamente dai carabinieri e la madre ha una bruttissima sensazione. Anche questo caso però verrà archiviato dando la colpa ai lupi, sempre a un attacco di lupi. Però qua la situazione cambia, la comunità inizia a essere decisamente più angosciata, nelle vie si avverte una sorta di tensione, non c'è più l'allegria, la serenità, perché è già la seconda bambina che nel giro di poco tempo scompare. Passano circa 2 anni, è il 3 marzo del 1835, quando la 14enne Francesca Tonso e sua zia si recano a San Giorgio Canavese per il giorno del mercato. Vogliono vendere i loro prodotti agricoli. La zia di Francesca ha proprio una bancarella. Loro arrivano da Montalenghe, che è un paesino lì vicino, sono circa 5 chilometri, e vanno a piedi appunto fino al paese di San Giorgio. Francesca si occupa di vendere le uova e lo fa vendendole direttamente dal suo grembiule. E si avvicina un uomo a Francesca che vuole comprare delle uova, e quest'uomo ha dei dettagli che lo rendono piuttosto particolare, riconoscibile. Ha circa 30 anni, ha i capelli castani, è basso di statura ed è cieco da un occhio. La zia di Francesca vede che la ragazza si allontana con quest'uomo, infatti lui voleva comprare delle uova ma non aveva i soldi e quindi chiede a Francesca di accompagnarlo a casa, così lei avrebbe lasciato direttamente lì le uova e lui l'avrebbe poi pagata. Passano diverse ore ma Francesca non torna. La zia subito non si preoccupa, pensa che la ragazza sia tornata direttamente a casa, così smonta la sua bancarella e anche lei si avvia appunto sulla strada del ritorno. Quando però arriva a Montalenghe scopre che la ragazza non era ancora tornata e quindi ovviamente avvisa subito i genitori di Francesca, che si preoccupano subito e decidono di andare dai carabinieri a denunciare la scomparsa della ragazza. Quando arrivano dai carabinieri di San Giorgio, la zia descrive l'uomo con cui Francesca si era allontanata e i carabinieri capiscono subito. Capiscono che l'uomo di cui sta parlando la zia è proprio Giorgio Orsolano, perché non ve l'ho detto, ma Giorgio Orsolano è cieco da un occhio. Il giorno dopo, quindi, i carabinieri si recano a casa di Orsolano per fargli delle domande, ma lui rimane vago, risponde che non ne sa assolutamente nulla, che aveva comprato le uova, ma poi la ragazza se n'era andata. Il giudice che sta seguendo questo caso però non è molto convinto, quindi decide di convocare in modo ufficiale Giorgio Orsolano per porgli delle domande in caserma. Durante questo interrogatorio Orsolano continua a sostenere di non essere assolutamente coinvolto con la sparizione di Francesca. Ma mentre Orsolano sta parlando in caserma con il giudice, qualcuno fa irruzione a casa sua e vengono trovati così degli oggetti: un cappellino da donna, delle scarpe e pezzi di tessuto strappati. Questi oggetti vengono riconosciuti dai genitori di Francesca come appartenenti alla ragazza. Di conseguenza il giudice decide di far perquisire la casa di Orsolano e qua vengono trovate delle tracce ematiche e un sacco di juta sporco di sangue. Così il giudice decide di emettere un mandato d'arresto nei confronti di Giorgio Orsolano. I carabinieri lo fermano, lui si era già dato praticamente alla fuga, ma i carabinieri riescono a rintracciarlo, a fermarlo e ad arrestarlo, e così Giorgio Orsolano finisce in carcere, ma continua a dire di essere innocente. Lui non vuole assolutamente raccontare che cosa sia successo. Quindi il giudice decide di attuare una strategia, quella del poliziotto buono. Infatti decide di passare la notte con lui in cella
e di fare una sorta di piccolo banchetto con tanto di cibarie, vino. E quando ad un certo punto capisce di essersi guadagnato la fiducia di Orsolano, gli pone la domanda: sei stato tu? Cala il silenzio e Orsolano risponde finalmente che sì, è stato lui a rapire Francesca Tonso. Dice di andare vicino al torrente di Piatonia e lì i carabinieri avrebbero trovato 3 sacchi e in quei 3 sacchi avrebbero trovato i resti di Francesca. Disse proprio che l'aveva fatta a pezzi, l'aveva rapita, l'aveva violentata e poi le aveva tolto la vita e aveva macellato alcune sue parti che aveva mangiato e altre le aveva messe negli insaccati che poi avrebbe venduto ai clienti in macelleria. Infine Orsolano confessa anche gli altri 2 delitti, il delitto di Caterina Givogre e il delitto di Caterina Scavarda. Il modus operandi era sempre lo stesso, lui le rapiva, le violentava, dopo toglieva loro la vita e poi se ne cibava. Potete immaginare quanto la comunità sia sconvolta da tutto questo. Immaginate che c'erano delle persone che in quei giorni avevano comprato proprio la carne dalla sua bottega, dalla bottega di Giorgio Orsolano. La condanna viene eseguita praticamente subito. Infatti il 17 marzo del 1835 Giorgio Orsolano va al patibolo e viene impiccato pubblicamente nella piazza di San Giorgio. E tutto il paese è presente, pensate che ha rischiato anche il linciaggio. E la sua storia oscura lascia un segno indelebile nella memoria della piccola cittadina di San Giorgio Canavese. Sembra che non si fece in tempo nemmeno a seppellire il corpo di Giorgio Orsolano, che venne subito richiesta la rimozione del suo cranio per essere studiato. Infatti all'epoca c'erano diverse teorie, più avanti poi arrivò la teoria di Cesare Lombroso, che studiò il cranio di Giorgio Orsolano. Lui era convinto che i delinquenti nascessero così, ma questa teoria negli anni poi successivi venne smentita, perché oggi sappiamo che non è così, ma secondo la sua teoria i delinquenti avevano dei tratti in comune che riguardavano il cranio e anche altre parti del corpo. Oggi il calco del cranio di Giorgio Orsolano si può trovare nel Museo di Anatomia a Torino. E si conclude così questa storia, una storia che ha dato origine a una leggenda, la leggenda del macellaio di San Giorgio, in cui appunto si racconta che questo macellaio desse da mangiare, che vendesse carne umana, ed è una storia che fa parte del teatro dei burattini. Fatemi sapere cosa ne pensate e se conoscevate già questa storia. Personalmente è una storia ovviamente terribile, molto triste, e mi sconvolge sempre scoprire quanta malvagità possa insediarsi nell'essere umano. Come sempre, io vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete fatto e a mettere un like se il video vi è piaciuto. Se volete sostenere il mio canale, potete farlo offrendomi un caffè virtuale, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo episodio e al prossimo mistero. Ciao!